Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Io sono Anna Claudia Calabrese e questa è la puntata numero 9 della serie Riconosci la tua voce. E come ormai da tradizione vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube attivando la campanella. E vi invito ad iscrivervi anche al canale Telegram e troverete il link qui nel box informazioni. La puntata di oggi è dedicata ad un argomento che mi piace approfondire durante le mie lezioni. Sto parlando delle registrazioni audio e video finalizzate al poter lavorare sul nostro suono e naturalmente anche alla presenza scenica. Procediamo per piccoli passi. Il consiglio che io do sempre è quello di decidere il brano che si vuol cantare, dopo ovviamente essersi riscaldati a dovere, e fare un video con il cellulare. La prima risposta che mi sento dare quasi sempre di fronte a questa proposta è questa: ma a me non piace la mia voce. Voglio rassicurarvi dicendovi che è una cosa perfettamente normale e che la possibilità di riascoltarsi è proprio il punto di partenza per poter andare a lavorare sul nostro suono. In quanto mentre noi cantiamo non abbiamo la reale percezione della nostra voce, così come non ce l'abbiamo mentre stiamo parlando. Abbiamo bisogno di sentire la nostra voce dall'esterno. Voi vi chiederete anche: ma perché farlo in video? Perché, come abbiamo detto negli episodi precedenti, ci sono alcuni aspetti fondamentali, come ad esempio la respirazione, quindi il video ci permette di capire anche se stiamo muovendo le spalle per respirare, questo ci dice che non stiamo respirando nella maniera più corretta. Oppure anche che cosa succede nell'articolare le parole, come ci aiuta magari a aprire diversamente la bocca o magari semplicemente sforzarsi di aprire di più la bocca per aiutare il suono ad uscire. Per chi volesse cimentarsi nella registrazione dell'audio separatamente da quella del video, quindi non usare più il cellulare, posso darvi alcuni consigli per farlo. Prima di tutto ci sono degli elementi che sono indispensabili, come ad esempio un software dedicato alla ripresa audio, un microfono, delle cuffie ed una scheda audio. Per quanto riguarda il software, vi consiglio, se siete alle prime armi, alcuni software che sono freeware, li trovate tranquillamente da scaricare su internet. Sto parlando di Audacity e di GarageBand, che però è dedicato semplicemente al mondo Mac. E per quanto riguarda il microfono e la scheda audio, non vi consiglio di spendere cifre stratosferiche se dovete iniziare ad imparare. Posso darvi un consiglio di un piccolo kit che comprende microfono ed una piccola scheda audio che si trova tranquillamente su Amazon e ve lo lascerò qui nel link in descrizione. Mentre se magari siete già in possesso di un microfono in casa, anche un microfono dinamico, di quelli che si usano per fare il karaoke per intenderci, vi basterà magari l'acquisto di una piccola scheda audio. Vi lascio magari il link anche del sito Mercatino Musicale, dove trovate un sacco di articoli anche usati a prezzi assolutamente ragionevoli, e per iniziare potreste cominciare ad usare anche gli auricolari del cellulare come cuffia. La cosa importante è che li usiate, perché come la logica ci insegna, se usiamo le casse del computer mentre stiamo registrando, il microfono andrà a catturare anche quello, quindi tutto il nostro lavoro sarà vanificato. Ricapitolando, potete decidere di riprendervi con il cellulare e usare l'audio del cellulare, potete decidere di imparare una cosa nuova e provare a lavorare in home recording. L'importante è che se volete migliorare il vostro suono, cominciate a registrarvi e riascoltarvi e cercare di capire che cosa succede, dove state facendo risuonare la vostra voce, perché il suono è così nasale. Osservate l'espressione che avete in volto quando il suono
non vi va bene e lo vorreste cambiare, e provate a cambiare già quello. In questo modo magari cominciamo a lavorare sullo spostamento delle casse di risonanza, e in più abbiamo del materiale che possiamo tenere in un archivio che ci darà la prova dei nostri miglioramenti, perché poi vi sfido a riascoltare dopo un bel po' di tempo le registrazioni più vecchie per capire quanta strada siete riusciti a fare, su che cosa dovete ancora lavorare. È qualcosa che sicuramente può mettere in imbarazzo, sicuramente non piace a tutti registrarsi, ma è altrettanto sicuramente un modo molto molto rapido per migliorare. Siamo giunti alla fine anche di questa puntata, spero che vi sia utile, fatemi sapere se è così, vi lascio nel box informazioni tutti i miei contatti, per qualsiasi domanda sarò felice di rispondervi. Intanto buon lavoro, buon divertimento, ciao a tutti dalla vostra maestra Ancla.